Ciao amici, bentornati in un nuovo video. Oggi vi porto con me a fare un giro sulle Ciaspole a Bocca della Selva. Allora, oggi finalmente siamo riusciti un po' ad uscire. Siamo qui a Bocca della Selva a fare un'escursione. L'idea è quella di arrivare a Monteporco. In realtà dovrebbe essere abbastanza semplice, si tratta di fare più o meno, credo, un 200 metri di dislivello positivo e un 3-4 km di percorso in totale andata e ritorno. Oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, tanta neve e sicuramente questa traccia che sto registrando ve la metterò sul sito, la lascerò sul sito, quindi potete consultarla, potete scaricarla. Come vi dicevo all'inizio del video, abbiamo fittato delle ciaspole che oggi sono necessarie per poter salire, perché comunque la neve, diciamo che non è perfettamente morbida, sono ramponate, quindi c'è un po' di ghiaccio e vanno bene sia laddove c'è un po' più di neve soffice che dove c'è il ghiaccio. Per navigare e orientarmi in questa escursione sto utilizzando il Garmin Netrex Touch 35, vedete, con il gancio che utilizzo per attaccarlo al pantalone e metterlo in sicurezza. Se non avete visto il video della recensione o comunque gli altri video che ho dedicato al Garmin Netrex Touch 35, vi lascio il link in descrizione, andatevelo a vedere perché sono davvero molto interessanti. Qui a Bocca della Selva ci sono diversi sentieri che si possono fare, ci sono sentieri più difficili per escursionisti un po' più allenati e sentieri un po' più semplici. Quello di oggi, la salita a Monteporco, in realtà è molto semplice, non uscivo da un po', quindi ho voluto fare un percorso, diciamo, tranquillo. E praticamente da qui si può arrivare al Monte Mutria, molto bello, e da lì si vede veramente, c'è un panorama incredibile e si riesce a vedere anche il Tirreno, l'isola di Capri, Ischia, quindi è un'escursione che vi consiglio. Magari fatela in primavera, autunno, anche in estate, e in inverno magari se siete più esperti, perché comunque c'è la neve, è un po' più impegnativa. E poi abbiamo qui, come dicevo prima, la salita al Monteporco e poi si può arrivare anche ai piani di Arvaneto, che è un altro percorso semplice, sono dei piani molto belli. In realtà si trovano tra il Monteporco e il Monte Pastonico, quindi è praticamente una zona di valle. E comunque vi lascio i link in descrizione, io ho realizzato diverse tracce, insomma magari possono essere utili per le vostre escursioni. Enchanted by your ways, in the magic of your eyes, I've become lost in their spell. So come closer, my dear, because all is well. Amici, come potete vedere, ho deciso di barare e prendere la seggiovia. In realtà sto scherzando, questo è un bel impianto,
qui c'erano due impianti di risalita negli anni 80 che funzionavano, insomma, qualche pista da sci, però poi è stato tutto dismesso e quindi adesso è rimasto questo, come potete vedere. Beh, noi siamo quasi arrivati in cima, manca poco, in realtà si tratta di fare 500-600 metri e siamo appunto quasi arrivati in vetta. L'escursione è molto semplice, la consiglio anche ai principianti perché è veramente molto molto semplice, non c'è bisogno di un particolare allenamento e quindi niente, ci vediamo sopra. Adesso ci fermiamo, mangiamo qualcosina, ci riposiamo un po' e poi ripartiamo. Siamo arrivati in vetta, Monte Porco. Siamo arrivati in vetta. Siamo arrivati in vetta. Com'è stata questa escursione? Beh, è stata una passeggiata, questi 3800 metri, devo dire che non l'abbiamo assolutamente sentito grazie alla preparazione fisica. Preparazione atletica. Preparazione atletica. Cioè due mesi sul divano. Ah. Cima Monte Porco. Vediamo un po' il panorama. Un po' di foto ricordo. 1600 metri. Abbiamo 1600 metri qui. Voglio darvi un piccolo consiglio per quanto riguarda i navigatori Garmin, in particolare io mi riferisco al Garmin Etrex Touch 35, ma questa è una cosa che vale un po' per tutti i navigatori Garmin e penso anche per altri. Praticamente quando vi fermate, se state registrando una traccia, un'attività, per evitare il fastidioso effetto stella, cioè praticamente quella serie di linee sulla traccia che disegnano appunto quasi una stella e si verificano nel momento in cui fate una sosta sostanzialmente, quindi quando vi fermate magari per fare il pranzo oppure quando vi fermate per 15 minuti, 20 minuti, insomma, in quel momento se l'attività resta accesa, quindi il dispositivo sta continuando a registrare, può verificarsi questo fastidioso effetto. Quindi poi anche i dati statistici sulla l'attività, quindi la lunghezza del percorso eccetera, possono essere anche un po' falsati. Per questo motivo vi consiglio di mettere in pausa l'attività con il Garmin Etrex Touch. È semplice, basta aprire la tendina in basso, quella lì che diciamo avete anche usato per avviare l'attività, premere su stop, dopodiché non toccate niente perché in quella schermata poi è possibile riprendere l'attività, fate quello che dovete fare, pausa pranzo, insomma una sosta, e poi quando dovete riprendere semplicemente riprendete il dispositivo e nella schermata dove normalmente vi fa anche salvare l'attività e quindi la traccia, premete il pulsante riprendi, quindi in questo modo eviterete questo fastidioso effetto stella. Adesso stiamo scendendo, torniamo di nuovo dopo aver fatto una breve pausa pranzo in vetta, torniamo di nuovo dove c'è la seggiovia, l'impianto di risalita, ci fermiamo un po' lì, ci facciamo un caffè e poi torniamo giù a Bocca della Selva. Now I'm in your warm embrace. Oh.
Amici, dopo il caffè la nostra escursione volge al termine, è stata una bella giornata. Per tutti i dettagli, quindi le tracce, insomma, il racconto un po' della nostra giornata, vi lascio tutti i link in descrizione, andateli a vedere, così magari potete anche voi visitare questa bella località, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!